no sono pittore dopo che aveva 15 anni e adesso 80. La mia prima mostra di pittura l'ho fatto a 19 anni, mostra personale, e soltanto ho cominciato la scultura nel 73. Vuol dire, mi ha preso molti anni prendere la decisione di lavorare nella scultura. E sì, sono venuto nel 75-76, sono venuto a Pietrasanta. Sì. Era morta un grande scultore, Lipschitz, che lavorava a Camaiore e a Pietrasanta, e mi ha detto il mio mercante americano, che era il mercante di Lipschitz, se mi poteva accompagnare per venire qui, visitare la vedova. Io non avevo mai sentito la parola Pietrasanta, sono venuto per le fare compagnia e ho visto questa città, mi è piaciuto, ho visto che c'erano le fonderie. Qualche mese dopo sono venuto da solo con un piccolo gesso, ho visitato la fonderia Mariani, ho lasciato la mia opera per vedere com'era la qualità del bronzo qui. Mi è piaciuto molto e ho cominciato a lavorare qui dopo questa esperienza. Prima faceva la fusione in Francia e in Svizzera, quando ho visto questa qualità e questo ambiente simpatico della città, ho deciso di cambiare e sono venuto qui e dopo 35 anni faccio sempre la fusione delle mie opere qui a Pietrasanta. Lavorate moltissimo, solo la superficie diventa molto perfetta. C'è qui due falsori, due forme di finire, quello che chiamano gresso, che in cui le sculture rimane un po' come uscito della fonte. Nel caso mio bisogna riprendere queste forme e lasciarle impeccabile, molto, molto liscia. Per questo mi interessa questo tipo di finitura. E per questo non è facile trovare qualcuno che faccia questa finitura perfetta delle forme. E qui lo fanno molto bene, ci sono, bueno, ci a Pietrasanta sono più di 5 fonderie, io lavoro con tutti. Bueno, ognuno ha la sua specialità, qualcuno è meglio per fare grandi sculture, qualcuno è meglio per fare le piccole. Io lavoro con tutti perché tutti mi fanno un buon lavoro. A parte questo sono diventato un buon amico con tutti. Come famiglia, sono veramente simpatici. Tutti che vengono qui, che le faccio visitare le fonderie, perché tutti vogliono vedere le fonderie, sempre dicono che meraviglia poter passare così in una piccola città, che tu vai in un'ora, due ore, vedi tutto. È fantastico. Questo non si può, sino in Pietrasanta. È molto simpatico l'ambiente e molto professionale.